Il testo del sonaglio è uscito così, è una cagata che io mi sono inventato, no? Oh, c'è gente che scrive ai commercianti. Mi è arrivato questo orologio, ma Sibila, ti mando l'avvocato. Gurulandia! Ah, siamo partiti? Sì. Ah, ok. Ma questo ci sta buono nel... Il podcast di cui non avevi bisogno. Ciao, io sono Walter. Bella sigla. Sì. Sì. Io la lascerei così. Ah, però, ok. Ti piace? Tosi. Lui è Walter. Finita la sigla, hai visto? Ci voleva tanto. E benvenuti a Gurulandia! Ciao a tutti signori, oggi altro incredibile ospite, tra l'altro è il primo podcast che fa. Diamo il benvenuto al signor Lorenzo Ruzza! È il mio, grazie, è il mio primo podcast, sono emozionato, è il mio primo. Grazie, mai fatto un podcast, ma ti dico anche che non sapevo neanche cosa fosse. Sì, sì. Non sapevo, pensavo fosse una trasmissione radio. Vedevo tutti questi personaggi con le cuffie, col microfono, sono in radio, ma da che radio trasmettono? E non capivo, adesso fino a... Radio YouTube. Adesso ci sono arrivati. Una stanzetta, tre telecamere. Una stanzetta, tre telecamere, non si smette mai di imparare. Fantastico. Fantastico. Allora, ah, un'idea che mi è venuta in mente. Anche in studio? Anche... No, io adesso sto ampliando la mia sede, il mio negozio, no? Forse ho preso, se riesco, ho convinto un commerciante di fianco ad andare via con una buona uscita, ovviamente. No? Gli hai detto vai via, ma, tieni. Non proprio così, ma diciamo un po' più soft. E se riesco a prendere 1, 2, 3, 4 vetrine, quindi mi ingrandisco parecchio, farò una stanza, mia idea, per il podcast. Invito magari i personaggi a parlare di orologi. Perché hanno comprato quel tipo di orologio, cosa li ha convinti, se per investimento, se non per investimento. Quindi ragazzi, vi farò, è facile che io vi faccia concorrenza. No, assolutamente. Assolutamente, sono sempre belle storie. Ci distruggi. No, dai. Sono sempre belle storie da raccontare. Sì, assolutamente. Allora, Lorenzo... No, abbiamo alzato il microfono. Okay. Allora Lorenzo, per noi è veramente, per me è un onore averti qui. Grazie, noi ti seguo, io ti seguo ormai da tantissimo tempo e ti stimo particolarmente. Probabilmente, non lo so, molte persone non ti conoscono, non ti hanno mai visto, ci sta che ci sia sta, anche... Cattivi! Quindi... Assolutamente, ma io dico sempre non puoi piacere a tutti. Sì, chiaro. Per cui le critiche sono sempre ben accette. Ok, e io so che hai una storia assolutamente meravigliosa, fantastica. Intanto ti chiedo chi è Lorenzo Ruzza, cosa fai oggi, di cosa ti occupi? Vediamo un attimo. Allora, oggi sono un imprenditore nel settore orologi. Non mi piace neanche tanto definirmi reseller, mi sarebbe piaciuto più un nome come gioielliere, no? Reseller è riduttivo. Sì, reseller è un po' per il lavoro che facciamo noi, è un po' riduttivo, anche perché è un mestiere che è in voga da tanti anni. Il termine, la terminologia reseller è nata adesso, è una terminologia contemporanea. Prima chi faceva questo lavoro era un gioielliere di tutto rispetto, magari vestito in un certo modo. Certo, io non vado in boutique, e mi piace chiamarla boutique, non il negozio, non vado in boutique col doppio petto, ma mi ritengo un commerciante, diciamo, un commerciante serio e affidabile, assolutamente. Nessuno può dire il contrario di me. Sotto anche il punto di vista pagamenti e quant'altro. E questo è già... Oggi non è scontato. Esatto. Anzi, dopo magari riapriamo l'argomento che vi spiegherò alcune dinamiche di questo mestiere. Assolutamente. Cioè, okay. Molto volentieri. E senti Lorenzo, andando un po' indietro, da dove sei partito? Qual è la tua storia? Perché sappiamo che è una storia bellissima. Allora, potrebbe sembrare una favola, ma non è una favola, è tutta realtà. Poi magari vi darò anche qualche immagine da che supporti magari questa. La mettiamo in post produzione. Sì, mettiamo, certo. Allora, io parto come diciamo pizzaiolo. Io nasco come pizzaiolo. Anzi, ancora prima di fare il pizzaiolo, io facevo il delivery di pizze. Io consegnavo le pizze. Il lavoro, tra l'altro, mi piaceva, prendevo le mie mance. Adesso vi racconto un bel aneddoto. Stavo consegnando una pizza, pioveva. Vi consiglio di non ordinare mai le pizze a domicilio. Sapete, avevo una fame della Madonna. Erano le 10 di sera, era un ascensore, mi ricordo ancora, erano a 4 stagioni. Questo profumo che usciva dalla scatola. Sapete cosa ho fatto in ascensore? Ho aperto la scatola, mi sono rimpizzato di funghi e
mozzarella. Sono arrivato con le mani sporche di sugo su da... Da quattro stagioni è diventata margherita. E io ho consegnato la quattro stagioni. Mi ha lasciato, povera donna, mi ha lasciato pure la mano. Salutiamo la signora. Ci potrebbe essere il rischio di cadere in questi piccoli intoppi. La tentazione. Diciamo. La tentazione è forte. E quindi nasco come delivery pizza. Poi sono cresciuto nell'azienda, mi ricordo era una pizzeria a domicilio, sono cresciuto come pizzaiolo. Ho detto voglio imparare a fare le pizze. È un mestiere, per cui... Non sono certo che se imparo bene a fare le pizze, impara l'arte e mettila da parte. Non rimarrò mai a piedi. Qualcosa farò sempre nella vita. Vero. Imparo a fare le pizze, sono arrivato. È un mestiere quello che... È un mestiere. Ti tiene a galla, ti tiene a galla, ti tiene a galla. Tutto il mondo ti tiene a galla. Sono arrivato a fare domenica sera da solo più di 100 pizze. Wow. Da solo, è un lavoro, ti dico, io stimo molto chi fa questo lavoro qua perché ci sono passato. Ho fatto anch'io. So cosa vuol dire. Sì. Anche te pizzaiolo, sì. Grande. Non so di cosa stai parlando. Infatti, ma c'è sempre anche... un bel legame quando si scopre. Io grande, veramente. Io ero anche un po' freestyler. Ah, tipo giocoliere. Le lanciamo anche, mi piaceva lanciarle anche. E niente, ho fatto tutti i lavori possibili immaginabili in questo mondo qua. Ho fatto il materassaio, ho fatto... Per un lungo periodo di tempo ho guidato il carro attrezzi. Carro attrezzi di giorno, carro attrezzi di notte. Non sono mai stato assunto da questa azienda, sempre con la promessa di assumere. Io ci ho sperato fino all'ultimo. Non sono mai stato assunto, ho lavorato per 7 anni come carro attrezzista. Sapete quanto guadagnavo? Guadagnavo 900 euro al mese. Quante ore al giorno? No, aspetta, mi è stato alzato lo stipendio quando decisi di fare anche il notturno. Quindi sei licenziato il carro attrezzista notturno, sono arrivato io e sono arrivato a uno stipendio, sempre ovviamente in nero, di 1.300 euro al mese. Vivendo su un carro attrezzi? No, però. No, aspetta. Perché anche la notte? Aspetta, ed è tutta realtà. Io dormivo in un box. In un box mi davano il mio titolare all'epoca, titolare fantasma, perché poi non essendo assunto era titolare di cosa. Giusto. Mi dava un box, una brandina, uno scaldino, una ventola per scaldarmi e un secchio dove fare i bisogni. Però no. Potevo fare solo bisogni liquidi, non solidi, per cui un po' di disagio c'era. Che anni erano? Quanti anni hai, Lorenzo, scusa? Io ho 45 anni. È vero? Porti bene. Porti molto benissimo. Bene. Porto molto bene, sono tutto rifatto. Sì, ho fatto trapianto di capelli. Aspetta, Quando si parte così. Non ero così, io lo ammetto. Fantastico. Io per forza sono dovuto ricorrere, per migliorare anche il mio aspetto psicologico, a dei piccoli ritocchini. Trapianto di capelli, adesso forse ne farò un altro perché volevo un'attaccatura un po' più alla Cristiano Ronaldo. Tra l'altro sono andato. Anche a me mi serve, guarda. Anche te hai. Ma sei andato in Turchia o in Italia? No, Madrid. Ah. Sono andato nella clinica di Cristiano Ronaldo, in Sparia, sono molto bravi. Adesso, tra l'altro, hanno aperto una clinica qua. Faccio una promozione perché sono ci sta, sono bravi. Io sì, mi sono trovato benissimo, anche perché insomma è una problematica che è una problematica molto guarda che sentita. Ti mette a disagio. L'altro ha detto una cosa bella che ci ho fatto caso subito, è per migliorare l'aspetto psicologico. Assolutamente, perché ti alzi la mattina, ma sapete che io passavo 3/4 d'ora a pettinarmi in modo da nascondere la stempiatura, una cosa o l'altra. Adesso mi alzo la mattina, prendo il mio pettine, mi tiro la mia bella leccata ministeriale e vado al lavoro a testa alta. Guardate che è importante. L'aspetto fisico riflette molto anche l'aspetto... condivido tantissimo. Assolutamente. Ti dà più self-confidence comunque, che poi ti aiuta in tutto. Ti aiuta in tutto. Un'autostima di te stesso più alta ti rende anche molto più... Certo. A cazzo duro, come a cazzo diciamo duro, noi. Scusate, ma è il termine mondo, che nel mondo del lavoro, nella vita di tutti i giorni. Comunque, questo, andrò ancora a fare un secondo trapianto, vorrei infoltire ancora una piccola parte. Voi, ve l'ho detto, vorrei un'attaccatura alla Cristiano Ronaldo, molto molto bassa. Anche a livello di bicipiti si è messo bene comunque. Sì. Questi sono naturali, questa è tutta roba costruita nel tempo. Allora, i bicipiti dicono che mi dopo. Allora. Qua vorrei aprire l'argomento. Io non ci faccio, non faccio mai ammissioni in,
in dirette, anche Instagram, eccetera, eccetera. Io non mi dopo, ho provato prodotti che non mi hanno dato nessun tipo di beneficio, per cui ho smesso, come li ho iniziati ho anche smesso, ho provato, li ho testati e non mi sono piaciuti, io sono natural, così come vi vedete, sfido chiunque a provarmi il contrario, sono disposto a fare esami, tutto quel cazzo che voglio, mi attaccano continuamente dicendo che mi dopo, non mi dopo. Ma perché ti dovresti dopare? Cioè, hai le sembianze di uno dopato? Non penso. Vabbè, insomma, è un bel braccetto. È un bel braccio, ma il braccio lo fai allora, perché se mi dopassi faccio una volta alla settimana le gambe, non avrei due stecchini da fenicotto. Ma comunque non ci sarebbe niente di male, anche Jeff Bezos fa un po' di rabocchini di testosterone. Tutti fanno, un sacco di imprenditori. Tutti fanno un po' di testosterone. Io l'ho provato, lo ammetto, ma non... Perché dice dopo 35 anni il corpo ne produce un pochino di meno. Giusto? Sì, sì, sì. 40, allora vedi il declino fisico dopo i 40. Dopo i 40 vedi, hai meno forza, ti vedi un po'... Io Botox, io ogni 3 mesi vado a farmi delle punturine di Botox. Vedi, perché sono bello liscio in fronte, non ho una ruga e sembro un ragazzino di... Anti-aging. Bravo, sembro un ragazzino di 20 anni. Punturine, le occhiaie, appena vedo un'occhiaia, tac, intervengo anche qua. No? Ma come fai a mantenere questo fisico? Cioè, sei sempre a dieta, perenne? Io sono perennemente a dieta, una okay. Vita di merda, anche perché... Ormai è diventata la tua routine, diciamo, spiego, la tua alimentazione. Ti spiego, grande Ruzza, fai una vita... Bellissima, io faccio una vita di merda, io mi alzo la mattina alle 5:30 tutte le mattine, da lunedì l'unico giorno in cui posso dormire è il sabato perché ho deciso di chiudere, anche il per il sabato, l'unico giorno, sabato e domenica ovviamente, magari ti svegli, però io per 4 anni sono rimasto aperto anche il sabato e me li smazzavo tutti i clienti, me li smazzavo tutti da sola. Io quindi ora fai solo lunedì, venerdì comunque? Adesso faccio solo lunedì, mi alzo alle 5:30 di mattina. Vado in palestra, comincio la mia attività fisica alle 7 esatte, fino alle 8:30 sono in palestra. Doccia, poi anche qua dicono che non mi faccio la doccia. Perché? Ma perché? Anzi, hai un profumo? Io avevo una mia palestra, no? Avevo una mia palestra, ho tuttora una mia palestra, poco salubre perché è sita in uno scantinato, e prima di andare in una palestra un po' più professionale come vado adesso, andavo in questa... mia palestrina che comunque aveva tutto, no? E effettivamente non ha la doccia. Io andavo su un negozio, mi lavavo pezzi, ma non devo giustificare, però gli haters attaccano anche su quello. Vabbè, trovano qualsiasi. Trovano qualsiasi. Senti, cosa. Ma tornando un attimo indietro, te in un'intervista hai detto che ci sono stati periodi dove hai dormito anche nei parchi. Sì, sì, sì. Ci puoi raccontare di quel periodo? Ma ci si può ricollegare tipo al box e l'urinatoio? In realtà prima ancora, nel senso, allora, noi siamo in 10 fratelli. Sì. 10 fratelli. Mio papà. 10 fratelli, 9 fratelli e una sorella. Mamma mia, poverina, la mia solidarietà. Purtroppo, ormai saranno più di 10 anni fa, è venuta a mancare mia sorella. All'età di 30, te lo racconto perché non ho problemi, all'età di 34 anni non si trovava, mi ricordo che era agosto, non si trovava più e al telefono non rispondeva, i vicini chiamano e dicono c'è odore di carne, c'è odore di carne. Ha detto avrà lasciato il frigo staccato e sarà partita. È stata trovata in decomposizione da una settimana, chiusa in casa, e a tutt'oggi non era sola, però ci sono delle dinamiche abbastanza strane anche su questo fatto. A tutt'oggi non si sa realmente come è andata la cosa, come è andata la cosa e come sia successo. Questo qua, quanti anni fa stai parlando? Ormai sono passati 10 anni, più di 10 anni, sì. Quindi siete rimasti subito dopo la morte di, un anno, 2 anni dopo la morte di mio padre. Okay. Sì, sì, poi siamo rimasti noi. Ma 9. Poi tutti e 10 lavoravate per tuo padre? Esatto, bravo, lavoravamo per mio padre, un'azienda di...
automazione pneumatica, praticamente sarebbero gruppi che funzionano ad aria compressa, una bella aziendina, eh? L'azienda è fallita, subito dopo c'è stato anche lo sfratto da casa, mio papà è rimasto proprio senza un soldo, mi ricordo che sono venuti i carabinieri a buttarci fuori di casa, cambiare le serrature, ci siamo trovati, noi eravamo, attenzione perché eravamo in casa in sei, mia sorella viveva con, mi pare all'epoca, con il suo ragazzo, siamo rimasti in sei, tutti per strada. In quel periodo di tempo io ho passato un intenso periodo a dormire su una panchina. Ma eravate tutti insieme, ognuno per conto suo? No, no, con i fratelli? In casa tutti insieme, siamo stati sfrattati e lì ognuno ha preso la propria strada, non ci siamo un po' persi di vista. Quando hai passato questo periodo a dormire su una panchina, quanti anni avevi? Per capire un attimo, te lo ricordi più o meno? 26-27 anni. Madonna. Sì. Comunque, boh, e vederti ora qui, cioè, secondo me... Ad oggi... Aspetta, 26-27 anni e ti racconto un po'... Perché io sono con Marta, la mia attuale compagna, da 28 anni. Lei purtroppo aveva delle... mi avrebbe anche potuto ospitare, perché lei un appartamentino ce l'aveva, ma aveva delle problematiche con sua sorella. Ad oggi sua sorella è venuta a mancare nelle stesse modalità in cui è morta la mia di sorella, no? È morta 2 anni fa la sorella. Nello stesso modo? Nello stesso identico modo. Trovata morta a... aveva 38 anni la sorella, 2 anni fa è morta, io, no scusa, 42 anni, perché sua sorella aveva un anno forse in meno di me, sì, e nelle stesse modalità, per cui lei aveva problematiche, è sempre stata dietro a sua sorella, non poteva stare dietro anche a me, ma poi io non sono mai voluto essere un peso, perché io mi sono arrangiato da solo, ho dormito per strada per un lungo periodo di tempo, poi sono andato, ho trovato alloggio da Don Orione, no? Un prete si chiamava la casa dei giovani, la casa del giovane studente o giovane lavoratore, non mi ricordo. E sono stato da Don Orione, che infine è come un collegio, per diversi mesi. E tra l'altro c'era passato, così mi hanno detto, poi io non so se è vero, c'era passato anche Caparezza. Ah, pensate, no? Pensate. Grande Caparezza. Nei suoi primi anni di attività era passato dalla casa dello studente, la stessa casa in cui sono stato io. Ho imparato molto. Bene, ci fa un giro anch'io. Allora, è un po' un collegio, nel senso che... C'è sempre. Dormi, c'è sempre, okay. A tutt'oggi. Non c'è ancora possibilità. No? Dormi insieme a 6-7 ragazzi, no? Tutte brandine. Si mangia, avevamo la sala mensa, andavamo giù, ci cucinavamo tutto da soli. Impari un po' di quotidianità. Io ero da giovane ero una testa calda, a me piaceva uscire, non avevo soldi, non avevo niente, ma a me piaceva... andare fuori a ballare, fare, disfare, non ero responsabile, assolutamente no, mi sono responsabilizzato col tempo ed è stato anche grazie a un po' il regime che mi ha dato anche questo posto in cui sono stato, sì. Ma te in quel periodo cosa pensavi quando dormivi per strada? Avevi perso la speranza oppure comunque... Positivo. Come fate a rimanere qua? Sempre positivo come adesso, io, nel senso che io mi alzavo... Mi ricordo che d'inverno faceva talmente freddo, mi alzavo, prendevo la 62 da Piazza Durante, prendevo la 62 per scaldarmi e facevo i giri del capolinea, no? Per scaldarmi. Poi scendevo dall'autobus e andavo in preterito a cercare lavoro e lì poi qualcosa ho trovato, adesso vi racconto. Però mi sono fatto dei capolinea, tra l'altro vi racconto un aneddoto, questi capolinea mi sono addormentato sull'autobus, mi sono ritrovato, avevo un orologio da poco, economico, però mi sono abituato senza portafoglio e senza orologio. Ma scusa se ti interrompo, perché questo è un po' il problema comune dei senza tetto. Ti hai detto cercavi lavoro, ma come facevi? Andavi sporco, non docciato? Ma no, attenzione, non docciato, ok, ma mai sporco.
Come ma... facevi però se dormivi nel... Marta mi teneva il mio zaino con i miei vestiti. Io, quando non c'era magari sua sorella che non creava nessun tipo di disturbo, andavo su da lei, mi cambiavo e via, semplicemente. Okay. Sì, sì. Per un periodo di tempo, subito dopo Don Orione, ricordo che avevo trovato lavoro nel settore dei carrelli elevatori, no? E allora lì ho detto, cazzo, mi danno macchina aziendale, computer, telefono, e lì c'è la svolta. Sì, lì poi botta di positività. Botta di positività, Allora mi ricordo, vado alla Standa o a Lupin, non mi ricordo, vado con Marta, compro un bel abito gessato, no? Bello, arrivo al mio colloquio di lavoro con la mia, che mi ricordo ancora un vestito, camicia rosa, abito gessato, siccome le taglie non erano tutte disponibili, ho preso una taglia un po' più grande. E si vedeva dalle spalle, io avevo le spallette strette. Classico, classico. Però bello impeccabile. Arrivo al mio colloquio di lavoro, supero il colloquio. Però non ti assumo, partita IVA, va benissimo. Quanto mi dai partita IVA? 2.000 euro al mese, a partita IVA. Ma così tanto? Cazzo, 2.000 euro al mese. Va bene, non mi sono reso conto. Certo. E in quei 2.000 euro io dovevo pagarci quello, quell'altro. 100% andava. Sono arrivato a dover dare all'agenzia delle entrate una cifra tipo 30-40.000 euro, no? No? Una roba del genere, che poi ho ratizzato, ho pagato tutti. Però... lì poi sono stato licenziato perché mi hanno scoperto che io dormivo in auto, mi aveva dato un Opel Vectra, dormivi lì. E io entravo al casello di Agrate Brianza, mi ricordo che la strada per Bergamo era, l'azienda era Bergamo, ci mettevo 30-40 minuti arrivare in azienda. Io però la sera, finita magari la mia serata con gli amici, così andavo in autogrill, mi fermavo lì a dormire e poi uscivo dall'autogrill alle 6:30-7 di mattino. Loro si sono accorti di tutti questi passaggi e soprattutto di questa lunga permanenza nelle aree di servizio. Ho detto, Maruzza, ma che cazzo, c'è qualcosa che non mi quaglia qua, ma dove stai? Licenziato. Ma perché non andava bene questa cosa? E cioè, poi invece le magari poteva essere un'immagine negativa. Effettivamente, pensandoci ad oggi, lo avrei fatto anch'io. Vabbè, ma una persona umana ti avrebbe dato un appoggio e una mano, è vero. Però io non ero uno che se la faceva dare. Una testa, ero proprio una testa calda, non mi facevo aiutare. E pensandoci oggi, comunque è un'immagine negativa per l'azienda, uno che ti dorme in macchina. Io no, sì, è vero, questo è vero. Ma una volta poi licenziato lì, dopo che... Allora, licenziato lì, ormai facciamo tutto proprio fino a oggi, cioè ci arriviamo. Infatti sta prendendo un bel filo. Questa è bella, perché licenziato lì trovo lavoro come carro attrezzi. Okay, no, però non avevo l'appartamento. Allora conosco, questa è bella, perché poi siamo a tutt'oggi siamo rimasti amici. Conosco Alessandro Martello dei Marnik. Marnik sono un gruppo di DJ a livello panorama internazionale, sono molto molto conosciuti, no? Salutiamo. Grande Ale. E vado a abitare con Alessandro, in condivisione, non sono mai stato in condivisione, proviamo a stare in condivisione, sono 300 euro al mese, va bene. Dai, così almeno, almeno ho un alloggio, ci spartiamo le spese. Con Alessandro siamo diventati molto amici e sono rimasto con lui per diversi anni in casa e da lì mi sono un po' sistemato, ho trovato lavoro come carro attrezzista, no? Carro attrezzista in un'altra azienda, attenzione, poi io ho cambiato l'azienda, io avevo già fatto carro attrezzi nell'azienda precedente dove dormivo nel box. Qua invece ho trovato un'altra azienda che mi ha preso, avevo la mia casa, mi sono un attimino sistemato. Dopo sono andato ad abitare, sono riuscito a trovarmi un monolocale in via Capecelato e sono riuscito a sistemarmi un po' la mia situazione economica, fino a quando poi non ho lavorato affinché potessi uscire totalmente da questa situazione sui siti. È stata la tua prima nella web agency? È stata la tua prima esperienza questa... autonoma. Esatto, okay. Cioè per City Hard. Io sponsorizzavo delle affiliazioni e mi pagavano pay per click, mi pagavano i miei banner pubblicitari
E inizialmente andava male, eh? Io, il mio era un tentativo di uscire da una certa situazione. Ho detto, tutto quello che arriva me lo faccio andare bene. Mi arriva una proposta commerciale da un ragazzo, pensavo non fosse neanche una proposta veritiera, perché ho detto, ma come, questo troppo bello, quando è troppo bello per essere vero? Tutti questi soldi, parliamo di 100, oltre 100.000 euro per un contratto di 3 mesi di campagne pubblicitarie. Ma no? Te avevi competenze di marketing? Zero, zero. Ah, ok, no, no, tutorial, certo. No, assolutamente zero competenze, e tra l'altro non sapevo neanche... I primi veri soldi li hai fatti col business online. Sì, non sapevo neanche cosa fosse il... un sito internet. Ok, ok. Ah, pensate, quindi ti sei candidato. Io ho cominciato a scaricarmi i CMS, ho cominciato con WordPress, Joomla, vecchi CMS che non so se ad oggi ci sono ancora. E ho provato, mi sono messo lì, FTP, tutte cose che adesso ho vaghi ricordi perché non hai più allenate. Non ho più allenato, e ho cominciato a creare delle pagine web. Da solo ho detto, cazzo, se ci sono, perché mio fratello già lo faceva questo lavoro qua, e vedevo che qualcosina faceva. Poi mio fratello gemello, io ho un gemello, okay. Lo faceva, l'ha fatto su grandi livelli, grossi livelli, eh. Poi è un lavoro che ovviamente cavalchi l'onda, o cavalchi l'onda e decidi di smettere, oppure non puoi andare avanti a vita, perché ogni lavoro in cui prendi bei soldi, guadagni bene, ha un inizio e una fine. Ma riguardo a questo discorso, abituato fino a quel momento a non avere tanti soldi, quando ti entrano 100.000 euro in banca, cosa ci fai? La prima cosa, sono andato a comprarmi un Rolex. Buon sangue non mente. È giusto comunque l'immagine, e, no? E l'X6, una macchina, 40.000 BMW. Euro. BMW. Parli di tutti. Sì, sì. 40.000 euro l'X6? Sì. Ma ora costa 100 e passa. No, ma ti parlavo presa usata ai okay. tempi. E me l'avevo pagata a 40. Quarantina. Che finiti. L'altro giorno ho visto un Velar 80.000 km, 47.000. Sì. Marta si incazza giustamente. Ma tu sei senza casa, senza soldi. Vedi due soldi e vai fuori di testa. E cazzo, Marta, una bella macchina, un bel orologio. Adesso. Ma che orologio era? Un Batman. Adesso, che tra l'altro riuscì a prendere a listino l'unico orologio in vita mia comprato in concessionaria a listino. Ce l'hai sempre? Rolex Button. No, me lo sono voltato quando avevo bisogno di soldi. Ah, non avevo soldi, prima cosa, ho venduto la BMW e ho venduto il Button. No. A secco, ritornato a secco. Però me li sono goduti un po'. Grande, l'unico orologio un bel mese, dai. Comprato, perché poi molti mi dicono, Ruzza, ma te compri gli orologi da concessionari? No, mai comprato un orologio. Io penso di essere blacklistato su ogni concessionario d'Italia. Non ho mai, vado d'accordo, conosco tutte le concessionarie, le concessionarie conoscono me. Però possono, no, non possono vendermi assolutamente, sono troppo conosciuto nel settore, non mi venderanno, anche se io volessi acquistare come collezionista privato, no, perché sono pur sempre un... tra virgolette reseller, parola che non mi piace utilizzare. E poi arriviamo, come sei arrivato poi a allora, attenzione perché poi questo lavoro qua è andato avanti per 3-4 anni, il lavoro delle web agency. Sì, sì, ma ti faccio, guarda, ti faccio, ho ancora le statistiche, sì. È andato avanti per diversi anni, ma è andato sempre a salire. No, anzi è andato a scemare totalmente. Insight. Ah. sì, vedi, questi erano tutti i siti che io avevo, vedi che adesso non sono più attivi. I siti hard? Sì. Cavolo, ma i domini ce l'hai sempre? No, poi i domini... Questi sono domini importanti. Aspetta, ti racconto anche questa, ti racconto anche questa. Domini, li ho dati via, un po' li ho fatti scadere, un po' li ho venduti, ma io ho venduto nel momento giusto una parte di siti che andavano ancora bene, no? E con quella parte di soldi io mi sono comprato casa mia, no? Sono riuscito a dare un anticipo, a comprarmi, a fare il mutuo, e mi sono comprato una piccola casettina che oggi non ho più, però me la sono goduta per diverso tempo. E ti dirò di più, mia fantasia e mia inventiva, no? Quando, subito dopo che questo lavoro è andato a morire, io ho fatto un po' di compravendita di domini, sempre hard. Mi ricordo che avevo comprato per
15 o 20 mila euro, no? Un dominio si chiamava, non so se si può dire sul porn.it, no? Ah, quello buono. Cazzo. Bello. Solo che no, ma anche tutti quelli che mi hanno fatto vedere prima c'erano. È un po' un controsenso, perché porn con l'estensione .it, porn è un termine inglese, it è un'estensione italiana. Allora l'ho proposto al, proprio per tutelare i suoi diritti, l'ho proposto al, al titolare di porn.com, che è un sito fortissimo, e lui mi fa sì, te lo prendo io, prima che magari qualcuno lo utilizzi per clonarmi il sito, e mi aveva dato 50.000 euro. Ma tra l'altro sono cose che si vedono un botto, tipo sex.com mi sa è stato venduto a 30 milioni. Sì, ci sono. No, 30 milioni. E io sono strappassionato di quindi anche io ci investo tantissimo. Sì, sì. E per un periodo ho investito anche in, in questo settore dei domini, fino a che poi il, proprio questo lavoro è andato totalmente a scemare, non si vendeva più un abbonamento, perché io lavoravo molto con le campagne pubblicitarie quando è nato il mobile 3G. No? Okay. Quindi a me pagavano, mi veniva pagata la percentuale sulle campagne pubblicitarie di TIM 3, Vodafone, TIM, e questi operatori telefonici prendevano dei bei soldi da noi pubblicitari, ma prendevano il 60% degli introiti e noi prendevamo il 40%, fino a che poi tutti non hanno avuto una bella multa dall'antitrust. Perché? Perché non c'era un PIN, tu toccavi il telefono, pam, ti partiva l'abbonamento. Ma mi ricordo che mi successe anche a me, ma era quante volte. Ti partiva l'abbonamento e ogni settimana guadagnavi con i rebill, che sono i riabbonamenti, sì, delle carte di credito, che poi ti dimentichi, cazzo, se vuoi di chiamare l'operatore telefonico per 5 euro e vai avanti così. Il lavoro è finito totalmente quando loro hanno introdotto il PIN sugli abbonamenti. No, il PIN è solo per provare. No, non guadagno più un cazzo, niente, finito. Allora mi arriva una proposta da un americano. Vorrei comprarti i siti. Lui non era ancora, lui non conosceva il traffico web, no? E soprattutto non aveva idea di come convertisse il traffico italiano. Quindi mi fa una proposta, io l'accetto, ma pochi soldi, erano veramente pochi soldi. Ma ho detto via, via, via. Volevi tutto. Uscire da quei business? No, via tutto prima che mi mangio anche questi pochi soldi. Erano 30-40 mila euro. E questi 30-40 mila euro non potevano durarmi un'eternità. Allora mi arriva una proposta, no, prima ancora mi metto un po' nel settore orologi, comincio. Ah, è lì che inizia. Aspetta, lì ho detto, cazzo, rimango a piedi, qua va a finire malissimo, ritorno nella merda come prima, allora devo inventarmi qualcosa. Mi piacevano gli orologi, avevo questo mio Batman che avevo comprato quando ero solido finanziariamente, solito un po' traballante finanziariamente, e dico metto un annuncio su subito.it e mi vendo il Batman, cazzo, me lo vendo per più di quello a cui l'avevo comprato io, no? Ho detto cazzo, potrebbe essere un bel business questo. Allora ho cominciato con questi soldi a comprare qualche piccolo orologino, dei giastini, così metterli su subito e rivenderli a un po' di più, ma contentavo di cifre basse, parliamo di 50-100 euro in più rispetto a quello a cui l'avevo acquistato io. Ma li prendevi a listino? No, mai preso niente a listino se non quel Batman lì, okay. Li prendevo usati. Okay. Io compravo su subito e rivendevo su subito. Ah, pensa te, sì, trading di orologi. Bravo. Cercavi l'affare. Li conosco un po' di persone di questo settore, no? Tra cui anche negozianti. Conosco un negoziante di Milano con cui ho venduto, ho comprato qualcosina, e mi dice: Lore, io ho questo negozio qua in via Cesare Battisti che non va, ho messo dentro il mio collaboratore ma non va, ce l'ho da un anno e non prende, vorrei cederlo. Gli faccio: quanto chiedi? 30.000 euro. Quelli erano i soldi effettivamente che a me erano rimasti per riuscire a investire in qualcosa che mi potesse dare un futuro.
faccio, non lo so, ne parlo con Marta. Marta si mette a piangere, dice, ma no, è un lavoro pericoloso, sei sempre a rischio, poi se va male sono gli ultimi soldi che hai, cerca di pensare bene. E faccio, Marta, non ho altra via di uscita, o prendo questo negozio oppure sono di nuovo a piedi, non so cosa fare. Allora decido di prenderlo, lui bravo mi fa un pagamento comunque dilazionato in un anno di questi 30.000. Fermi tutti, devo interrompere un attimo questa puntata perché Lorenzo ci teneva particolarmente a far sapere che oltre a questo ha avuto un prestito Compass da 30.000 euro per aprire la propria attività. Mi ha chiesto fortemente, guarda, mi sono scordato di dirlo, mi raccomando, inserisci questa parte. Torniamo alla puntata, ciao! Io con i soldi che avevo lì fermi dovevo prendere due strade, o comprarci il materiale, comprarci il materiale o darlo a lui. Quindi mi sono accordato, ho preso un po' di materiale, poco stock, diciamo 5-6 orologi. Tu sul negozio? Sul negozio, ma la vetrina come la facevi? Oh, aspetta, faccio vedere come facevo la vetrina perché ho pubblicato. Detto, mettevi una storia proprio. Adesso, mentre ero in macchina, sul box delle domande, e questa era la mia vetrina. Io mettevo 1, 2, 3, 4, 7. Queste poi magari 8 libri in vetrina. Un po' sproporzionato. Top, però, sì. Però era elegante lo stesso. Sì. 8 libri in vetrina, giusto per occupare la vetrina. Ho detto, che cazzo metto? Non ho materiale. No? E comincio con questa attività. Inizialmente, io non entro... decido di entrare da solo, poi conosco una persona sempre su subito.it, questa persona con cui ho avuto dei rapporti lavorativi, ho venduto un paio di orologini, ho comprato un paio di orologini sempre prima di aprire il negozio, mi dice, ma sai, sono stato truffato da alcuni sinti, sono rimasto anch'io un po' nella merda, non voglio rimanere in mezzo alla strada, se vuoi entro con te nel negozio. No? Entro con te nel negozio, io dico, cazzo, questo potrebbe essere un'occasione, sai, da solo io sono un po' intimorito, aprire un'attività del genere da solo, da oggi al domani. Praticamente anche potere di acquisto a livello di azienda, senza, no? Senza avere nessun tipo di esperienza. E ma cosa facciamo? Io faccio gli orologi e tu fai i gioielli, bella idea, così diventiamo una gioielleria seria. Va bene. Ma te lì in quel momento stavi aprendo, però a livello di competenze sugli orologi, cioè nel senso, zero. Che poi alla fine puoi studiare quanto ti pare, ma è il campo che ti forma, quindi è il campo che ti forma. Assolutamente. Non ti dico le inchiappitate che ho preso. Vabbè, decidiamo di entrare in società. Decidiamo di entrare in società. Società, nulla di scritto, una roba intitolata. Una stretta di mano. Ma all'epoca, una stretta di mano ci guardiamo negli occhi, che poi all'epoca si chiamava la bottega del tempo. Quindi poi arriviamo anche alla parte dove io mi sono creato il mio personal brand, ho deciso di metterci la faccia e di metterci il cognome. Chi cazzo se lo cagava la bottega del tempo? La bottega del tempo, Ruzza Orologi. Cioè, c'è la così personal brand fa la differenza, sì, lo diciamo in ogni singola puntata, in ogni singola, ma il personal brand fa proprio la differenza, sì, esatto. La bottega del tempo dà una serietà in più, no? Ma tu ci metti la faccia, certo. Dai un certo tipo di credibilità. Serial. Sì, bravo. Ma dal momento in cui hai aperto, dopo quanto hai iniziato a creare contenuti e metterci la faccia? Adesso ci arriviamo, andiamo per step. Perché si salta un po' di tappa. Non si può saltare le tappe. No. Eravamo rimasti al socio. Sono arrivato ad un certo punto che mi pesava andare a lavorare, dover rendere conto a qualcuno dei miei acquisti e di quello che io facevo. Era diventato un po' come andare a scuola la mattina, avevo l'angoscia, avevo l'angoscia. E fate testa tua. La collaborazione con questa persona, tra l'altro una brava persona, è durata esattamente 3 mesi. Dopo 3 mesi, sì, ho detto, fatto bene però, o vai via te o vado via io. Lui mi fa, ma già che ce l'hai intestato, vai via te. Allora, liquidato con, me lo ricordo ancora, 12.000 euro. Aspetta, oggi io vanto un fatturato di 2022, chiudo a 25 milioni quasi, no? Liquidato. Poi io ho visto quel 1000 euro. Tu pensa, non voglio mettermi nei suoi panni. No, infatti. Ma c'è anche da dire che magari se non fossi rimasto da solo, non sarei arrivato oggi al punto di, io ho visto. Anche perché le decisioni prese in due
non hanno la stessa... Lo senti più? Lui è più sentito? Sì. No. Ah, ok. No. È proprio perso di vista. Comunque. Sicuramente però lui sa di te. Sì, sa certo. È figo anche questo, no? Sì. Micchia, io ho visto sul tuo IG un video del Black Friday del 2022, forse, fatturato 500.000 in un giorno. Sì, 2022 è... Allora, io sono esploso su Instagram nel 2021. Durante il Covid. Eh sì. Durante il Covid ho cominciato a fare, non dirette, delle stories. Io mi ricordo, mi facevi buttare via quando battevo la testa. Ma sai che mi sono fatto male? Non impazzivo. Io impazzivo. Quando spaccava i fegati. Ma quando prendevi il telefono facevi così, impazzivo. Io sono impazzito ultimamente invece quando ti sei lavato i piedi col Don Perignon. Ho avuto molte critiche, la mia era solo un... Diciamo una scenetta goliardica, poi francamente. Che si può dire che il fatturato... Ho imparato a farmi scivolare molto di quello che dicono di me, per forza. Il fatturato della tua società è aumentato notevolmente da quando fai contenuti online, vero? Io da quando faccio contenuti e soprattutto da quando ho introdotto il Roots & Watch, il talismano del... Il talismano. Gratis. Sì, ma perché devi capire che in Italia il termine gratuito suscita un certo interesse, no? Quindi non importa che tu stai acquistando un orologio da 20, 30, 40, 50 mila euro, l'importante è che dentro di te sai che io ti sto regalando qualcosa, no? Quindi è stata una mossa di marketing che mi ha fatto aumentare vertiginosamente il fatturato. Prendete appunti, no? Lezioni e, di sì, no, credimi, ne spendo io di soldi in marketing ed è tutto improvvisato. Io non ho mai studiato marketing, niente, tutto improvvisato. Io provo quello che va, quello che non va. Non hai un social media manager? No. Non hai nessuno che ti segue? Nessuno, assolutamente. È bello, ho preso, perché è stra-real, capito? Sì, ho preso adesso un ragazzo, no? Perché non ce la facevo a fare contenuti da solo, che mi monta i video fatti da me, me li monta. Un bravissimo ragazzo, anzi, grande Simone, ti saluto. Ciao Simone. Ciao Simone. E, tra l'altro è nella chat con noi, Simone. Ho preso adesso questo ragazzo qua che mi dà una mano perché da solo è diventato impossibile da gestire. Non pensavo che c'era una mente dietro quel tipo di contenuto. È la tua mente. La mia mente, sì. Assolutamente. Qual è il primo contenuto che ti è andato virale o che ti ha fatto conoscere di più? Allora, testate. Testate, ragazzi, io impazzivo. Ma questo tira testate al telefono. Ma poi era il periodo. Non è mica tanto normale, no? Per non citare, no? Era il periodo, mi sembra, della Dark Polo Gang. Andava questa roba di battere. Sì, di battere. Teste del telecamera. Teste del sonaglio è nato adesso, è diventato un meme. Fammi vedere. Lui ci è andato un paranoia. C'è andato un paranoia. È vero, però si fa sibila un po'. Ci è andato un paranoia lui. Aspetta. È molto importante l'esecuzione, eh? Sibila, cazzo. Attenzione, in diretta nazionale. Sibila. Ah, dove l'ho comprato? Sibila, ma è buono. È buono. Ti confermo che è buono. Sibila, ma è buono. C'è stato un momento di tensione. Sibila, ma è buono. Cioè c'è un po' paranoia. Un po' di sospanso. No, allora, in realtà... Sibila, falso. Come nel business online, se volete avviare una vostra attività di successo, non andate dai falsari, andate sempre sull'originale. E qual è l'originale? La Marco Cappelli Agency. In descrizione troverete il link per accedere alla lezione gratuita per avviare il vostro prossimo business online di successo. Ciao! Il testo del sonaglio è uscito così. È una cagata che io mi sono inventato, no? C'è gente che scrive ai commercianti mi è arrivato questo orologio, ma Sibila, ti mando l'avvocato. Sembra una cazzata, ma poi io ho fatto un po' caso, i vecchi e fake, i vecchi Rolex fake sibilano in realtà più di altri, per cui è una stronzata al 50%. L'altro 50% possiamo attribuire un po', un minimo di realtà. Okay. Mira. Ci racconti una cosa, Lorenzo, ritornando, no? Nell'ordine della nostra mappa che stiamo facendo, quando è che vendi il tuo primo orologio?
Allora, nel negozio. Mio primo orologio lo vendo a un avvocato. Allora, il negozio, io quando ho aperto questa attività speravo in un passaggio di persone, perché siamo vicini al tribunale, di persone che mi potessero consentire di lavorare tanto. Non avevo studiato una strategia online affinché io potessi lavorare di più, ma sull'online. Speravo, vivevo di speranze, no? È passato questo, ti racconto sia l'acquisto che la vendita, il primo, perché me lo ricordo, il primo, sì, lo ricordi per forza. Un signore egiziano bisognoso di soldi, mi ricordo che aveva la moglie in ospedale, doveva vendere questo Digiastino con il vetro plastica. Mi ricordo che mi avevo pagato una roba tipo 1500 euro. Ma bei tempi. Sì. E lo vendetti a un avvocato lì della zona. Entrò questo avvocato e guarda l'orologio, bello, mi piace, dai, trattiamo un attimo il prezzo. Mi ricordo che avevo guadagnato veramente poco, parlo di 200-300 euro, ma mi sentivo vivo, ero realizzato. Hai detto funziona. Questo business funziona. Per me 200 euro. Ricordo che quando io ho acquisito questo negozio qua, il mio obiettivo, gli dicevo, ma Roby, quanto si può guadagnare con questo lavoro qua? No? E mi ricordo, guarda, secondo me con gli orologi così, se sei bravo, 3-4 mila euro al mese riesci a portarli a casa, no? Ho detto, cazzo, 3-4 mila euro al mese per me sono un sacco di soldi, mi basterebbero per sistemare sia la mia vita, sia io e Marta, sarei a posto così. Non mi immaginavo di riuscire, anche perché io non ho mai, come ho già detto in altre interviste, io non ho mai lavorato con l'obiettivo di fare tanti soldi. Io ho sempre cercato una stabilità emotiva e una stabilità economica. Il mio obiettivo reale era di andare a fare una spesa senza guardare i prezzi, tutto lì, e già lì io sarei stato realizzato. Non ho mai rincorso una ricchezza, assolutamente mai. Posso che l'anno scorso, quando si può dire, no, che Rolex eccetera eccetera era un po' in bolla, sì. Lì hai fatto magari l'utile era ben più alto, ma in un anno come questo hai detto arrivi a 25 milioni più o meno. Allora quest'anno chiudo a 24 milioni e mezzo. Tieni presente che maggio ho fatto in un periodo come questo dove l'orologio non lo vendi facile, ho fatto 2 milioni e 800 mila euro maggio, con un margine molto molto significativo. È quello che interessa a me. Più o meno di che margini si parla sugli orologi? Quando... Allora, questo mese qua, poi ovviamente mi attaccheranno, mi romperanno i coglioni, ma non me ne fotte un cazzo. Ho fatto, il mese di maggio ho fatto più di mezzo milione di margine. Aspetta, attenzione, da questo margine devi levare IVA. IVA, tieni presente che io pago il 22% sul margine, quindi articolo 36, sull'utile pago il 22%. Quindi togli l'IVA, togli le spese. Se mi rimane tanto da questi quasi 600 mila euro, mi rimangono 270-280 mila euro. Però non avrei mai pensato in un mese, non avrei mai pensato di riuscire a produrre queste cifre. Io mi sarei accontentato di molto meno. Ovviamente, bravo, mi sembrava già una cifra inarrivabile. Ora che guadagni più di 100.000 euro al mese, come è cambiata la tua vita? No, non è cambiata per niente. Assolutamente, ti dico, sono sempre la stessa persona. Ho mantenuto sempre come principi saldi i rapporti familiari, sono con la stessa donna da 28 anni, lei c'è sempre stata per me sia in passato in povertà, e ci siamo sposati sia adesso che le cose vanno bene, e ci siamo sposati l'anno scorso ad agosto. Ma infatti questa cosa è bellissima, lei stava con te anche quando eri non avevi una casa. Siamo cresciuti assieme. Tanta roba. Siamo cresciuti assieme, 28 anni con lei. E lei che ruolo ha avuto nel tuo successo? È stata di supporto? Sì, parecchio, perché lei mi ha tenuto
le redini, lei mi ha tenuto veramente dritto, perché io con la testa che ho non so dove sarei andato se non avessi avuto vicino quindi lei. In generale pensi che per un imprenditore è importante una grande donna accanto? Assolutamente, assolutamente. Vedo persone che si fanno spolpare, tra virgolette, poi non facciamo di tutta l'erba un fascio, da giovani ragazze in cerca di soldi. Chiaro. No, ma sai quante potrei averne io? Sai quante? Ma non me ne frega proprio un cazzo. Non sono mai andato alla ricerca del... Non, ti, dicono, tira più un pelo di figa che un carro di buoi. Sì, sì, sì. Ecco, ti garantisco che nel mio caso non è così. Tira non più un carro di buoi. Tira più un carro di buoi. Non me ne fotte un cazzo. O un orologio tipo... Sì, bravo. E senti Lorenzo, tornando un attimo indietro, hai qualche rimpianto riguardo al tuo passato? Allora, l'unico rimpianto vero che io ho è non essere riuscito a dare una vecchiaia serena a mio papà. E mi raccontavi prima di tuo padre... Ti faccio vedere un piccolo video in che condizioni si... Perché poi molti mi dicono, Ruzza, sei figlio di papà. Guarda questo video. Poi lo mettiamo magari... Questo è uno scarafaggio. Mio papà ha passato una vecchiaia in una casa popolare in mezzo a sporcizia e scarafaggi. Per dirti, questo è l'unico rimpianto vero che io ho. Dopo che ha fallito l'azienda, si è ritrovato purtroppo in mezzo alla strada, nessuno di noi è riuscito a dare un supporto. E stessa cosa per mia nonna, mia nonna ha fatto le veci di mia mamma, c'è sempre stato, no? E vedi, guarda qua. Scarafaggi, sì. Guarda qua, questo è l'unico vero rimpianto che ho. Ad oggi darei non so qualsiasi cosa, ma ormai non puoi più, per dare una per tornare indietro e quantomeno riuscire a dare una vecchiaia serena. Questo Guarda. Ti faccio vedere, questo è mio papà quando è morto in ospedale. Queste sono foto e video che io ho trovato nel vecchio hard disk. Questo, guarda, non è ancora in fin di vita, ti faccio vedere. Morto in un ospedale, preso da un'abitazione popolare con dentro gli scarafaggi e portato in ospedale. Questo è in realtà l'unico rimpianto che ho. Non siamo mai riusciti a... I genitori riescono fino all'ultimo a prendersi cura dei propri figli. Cioè, mio padre è riuscito a prendersi cura di 10 figli. 10 figli non sono riusciti a prendersi cura di una sola persona. Questo è verissimo. Tante volte le persone vedono noi, no, personaggi, insomma, imprenditori, ci mettiamo la faccia come... l'arrivo, sì, l'obiettivo, però poi vedi, questa è semplice, alla fine i soldi non sono assolutamente tutto, passano al secondo piano di fronte a queste cose. Sì, quindi, assolutamente. Sì, e adesso che rapporto hai con i tuoi fratelli? Adesso ti dico la verità. Allora, ci siamo un po' persi di vista perché gioco forza, io sono quello che ha le possibilità, no? Quindi vieni visto anche come un bancomat. Io ho aiutato veramente tutti, ho aiutato veramente tanto. C'è un momento in cui devi per forza chiudere i rubinetti, perché non risolvi il problema. Dando soldi, il problema lo porti avanti a vita. Anzi, lo ampli. Sì, forse lo amplifichi. Ma poi diventa abitudine. Diventa abitudine. Prima difficoltà ti cerco. Magari, non, a parte con il gemello e altri 2 o 3 fratelli con cui ho ancora un buon rapporto, gli altri fratelli non ho, non dico di avere un brutto rapporto, evito il rapporto. E mi attacco a questo discorso per chiederti cosa ne pensi di questo detto: se nasci povero non è colpa tua, ma se sei povero dopo i 30 anni è colpa purtroppo tua. Sì, è vero? È vero, sì, è vero. Anche perché il treno passa nella vita, io penso che passi una volta sola. Se io dovessi trovarmi, e non mi fa paura la povertà, per niente, se io dovessi ritrovarmi nelle stesse identiche condizioni di 10-15 anni fa, non so se riuscirei a risollevarmi una seconda volta, perché i treni passano una sola volta. Secondo me sì, però sai. Dipende anche dalla mentalità che hai. Io sono super positivo, sono sempre stato super positivo. Si dice anche che se te prendi tutti i soldi del mondo e li distribuisci equalmente,
a tutta l'umanità, stai tranquillo che dopo poco torneranno nelle stesse identiche. Sì, è vero, quindi quello è un gran detto, è vero. E oggi è giornata furismi, dai. Su quello c'è. È vero, sono, però dai, sono sempre stato un tipo molto molto positivo, anche sì, nei momenti più drammatici della mia vita. Ma quello fa tutto l'attitude, sì, la sì, voglia di fare. Io sono passato da una fisicità di quasi 100 kg. Comunque basta, vado in palestra anch'io, da oggi, da domani vado quasi 100 kg. Cioè, a passare ad avere... Basta, vado a fare dei pesi, dai. Un bel fisico. Ad oggi ho un bel fisico e sono contento. Fa la differenza. Non hai mai fatto sponsorizzazioni a altre società? Assolutamente no, perché allora io tutti i miei canali, proposte ne ho avute, diciamo anche molto molto allettanti, però i miei canali preferisco, onde evitare di inflazionarli, utilizzarli per convogliare il mio lavoro, utilizzarli solo per la vendita dei miei orologi. Nel momento stesso in cui mi vedrete fare sponsorizzazioni, vorrà dire che non funziona più col mio lavoro. Bravo. Ci sta, no, ne vediamo ormai tantissimi di influencer o comunque personaggi noti sui vari social che sponsorizzano ormai. Diventa una sorta, è come dire, allora, adesso sono così, è come dire, una volta che comincio a sponsorizzare, il canale va sempre più in picchiata. Al massimo te lo dovresti fare collaborazioni, anche perché con i tuoi follower seguono te, non le pubblicità. Esatto. Collaborazioni con qualche collaborazione è stata fatta, certo, in passato mi ha portato ovviamente, ma al di là di quello non ho mai sponsorizzato. Ovviamente collaborazioni ai fini di un ritorno personale. Ai fini di un ritorno personale, esatto. Ma nella fattispecie non ho mai promosso un prodotto, come per dire ti do 5.000 euro, mi proponi questa bottiglia. No, ho evitato proprio di farlo per non andare a inflazionare il mio account. Chiaro. Senti Lorenzo, qual è il tuo rapporto con i tuoi competitor di Milano, per allora, che fanno il tuo stesso mestiere? No, possiamo anche dire d'Italia, Io questo settore qua ho pochi amici e si possono contare sulla punta di una mano, sul palmo di una mano. Tu pensa che quando io ho iniziato a fare le mie rassegne mattutine, me ne hanno dette di ogni, di tutti i colori, pagliaccio, me ne hanno dette. C'è qualcuno che ti ha fatto infamare, okay, tipo. Però sono poi gli stessi che ad oggi mi imitano. Diciamo che nessuno possono dire tutto di me, ma non che io mi sia messo a imitare qualcun altro. Io quello che mi viene in mente faccio, piuttosto sono gli altri che mi hanno imitato. Diciamo che le idee che funzionano su in questo settore qua, è giusto anche prendere da esempio. Alcuni colleghi hanno preso da esempio e io sono il primo che riconosce, hanno fatto bene a imitarmi. Però altri che hanno prima detto peste e corna su di me e poi mi vanno ad imitare, questo secondo me non va bene. Più che altro io avrei evitato fossi stato in loro. Vabbè, quando ti imitano vuol dire sei sulla giusta strada. Ovvio. No, prima ne dici di ogni e poi ti metti a fare la stessa cosa. Identica. Perché? Perché vedi che funziona. No, è normale che sia così. Colleghi che dicono peste e corna, poi vai a vedere, vai su Rete Imprese, vedi i loro fatturati, 1, 2, 3 fatture, vedi bilanci ovviamente sfalsati, perché non è possibile in questo lavoro che tu hai un utile di 1.000 euro all'anno di utile, non esiste proprio. Piuttosto suona meglio se vai sotto di 300.000 euro, allora suona meglio, ma un utile di 1.000 euro non si può sentire, al finché tu non paghi tasse, ovviamente è finalizzato a quello, metti dentro costi, cazzi, mazzi, tutto per non pagare le tasse. Io pago veramente, ragazzi, io ho una pressione fiscale perché io faccio tutto tracciato, ma perché io voglio dare un valore. Però lo dici sempre, no contanti, solo bonifici. Il mio obiettivo, poi è controcorrente, cioè nel senso, no? Il mio obiettivo è quello di dare un valore all'azienda, non a me stesso, non me ne fotto un cazzo, perché se un giorno dovessi vendere l'azienda, cosa improbabile anche lì perché io sono l'azienda, dovrei vendere me stesso, diciamo che potrei prendere più soldi.
Però io cerco di fare tutto finalizzato a dare un valore all'azienda. Io pago oltre €1.300.000-1.400.000 all'anno tra IVA e tasse. Ma un salasso, veramente un salasso. Cioè. Ma cosa ne pensi del fatto che paghi più di €1.000.000 in tasse e questi soldi, diciamo, che non ti ritornano? Non fai incazzare. Allora, cosa? A me piace dormire tranquillo. Cioè, scusa, sulla sicurezza... le strade sono perfette, allora, le scuole sono fantastiche. Che io pago fior di quattrini, una guardia che mi sta davanti, dall'apertura fino alla chiusura, davanti al mio negozio. Una guardia stipendiata da te, cioè finanziata da te, non dallo Stato, magari, che ti dà una mano. E questa roba è assurda. È assurdo, è assurdo. Io ho subito già diverse rapine. È infatti interessante. E dopo l'ultimo ho detto basta, basta, investo sulla sicurezza. I miglior soldi investiti, ragazzi. Sì. Ma da quel momento non è più avuto rapine. No, aspetta, tocchiamoci. No, vai, chiaro. Perché... Quante hai una guardia armata? Una guardia armata, ma è più che sufficiente. Sì, no, chiaro, le persone non ci vanno. Di notte però no, sì, anche di notte. Di notte no, però c'hai un sistema di sicurezza, mai dire mai, poi se... Se vogliono fartela in qualche modo, trovano il modo, ma è molto, Merratti, molto, molto difficile. Ho dei sistemi di sicurezza che sono, allora, sono molto... È una curiosità mia, invece. Ti è mai capitato di acquistare orologi che poi erano fake? Assolutamente sì. Soprattutto all'inizio. All'inizio, diciamo che non sei esperto. Questo settore. Comunque ormai il giorno d'oggi, scusami se ti interrompo, cioè ci sono dei fake che comunque sono fatti bene. Io ho acquistato nel 2019 3 Rolex Daytona falsi da una persona che è riuscita a bidolarmi per bene, perché inizialmente mi ha venduto degli orologi veri, io ho abbassato la guardia e ho comprato questi 3 Daytona falsi. All'epoca non avevo neanche il capitale che ho adesso, tu pensa un po'. Mi ha messo in ginocchio. Quanto li avevi pagati? Tutti e tre 53.500. Wow. E senti, tornando un attimo al discorso della rapina, quella famosa rapina di quello col martello e ti spaccano. Ah sì, la banda balcanica. Si trattava del palo. Assolutamente il palo. Lui si è davvero visto, però la mano di lui. Sì, erano armati e pericolosi. Ma senti, e come funziona? Manteneva una mano all'interno della giacca, ancora memoria, perché quella è stata un'intervista che mi ha fatto anche lì abbastanza un booster, ti ha dato. Sì. Bello, ma bello. In quei casi come funziona? Ti rimborsa l'assicurazione? Allora, in quel caso lì l'assicurazione aveva trovato un cavillo, chiaro. Al fine di non rimborsarmi niente. C'era una mattonella, allora, fuori posto. Mi avevano, no, tu pensa, all'inizio non vai a guardare, quando apri un'attività, meno costi hai meglio è, non vai a guardare quello che assicuri, quello che spendi, meno spendi di assicurazione, meglio è. Ad oggi la prima cosa che vado a guardare è quanto spendi d'assicurazione, e non guardo se spendo poco, se spendo tanto. L'importante è che tutta la mia attività, tutto il mio stock sia coperto. È cambiato il modo di vedere questa cosa, vedi? All'inizio io avevo fatto un'assicurazione con mi ricordo, perché poi ho avuto da discutere con questo broker, i Lloyd. Avevo un contratto assicurativo un po' blando, nel senso che non avevo più in quell'aneddoto, in quel frangente durante la rapina, io avevo merce esposta per più del valore assicurato, quindi loro si sono attaccati a questo cavillo su €80.000 di merce rapinata, mi hanno dato €30.000. Ma per l'assicurazione ti dovevi mettere 3 orologi su, sì. Cioè, ma dai, quindi va via, ma che si sono attaccati a questo. Io subito dopo ho cambiato assicurazione, me ne sono andato e ho preso ho fatto un contratto con un'altra assicurazione seria. Wow. Sì, anche con le assicurazioni bisogna sapere stare attentissimi. E invece cosa ne pensi del fatto che al giorno d'oggi non si può andare a giro con un orologio perché rischi una coltellata? Tipo, penso io, che a Milano non, allora, è che vai a giro con il Patek. Io uso questo. Vabbè, ma ormai rischi una coltellata anche per il Ruzza Watch. Tra l'altro, ragazzi, sono disposto a tutto per il Ruzza Watch. Li resellano, A quanto? A quanto? Ma vedi quanto sono stati venduti? 2.000-2.500 euro. Wow. Io teoricamente potrei prendere, chiudere il mio negozio, mi apro un e-commerce di Ruzza Watch. Lavoro solo con Ruzza Watch, duro un anno, dopodiché vai anche qui, perché io non li vendo,
io potrei vendere una quantità industriale. Non li vendo perché anche Andrea spiega di inflazionare il prodotto e fai così, così e così, vai a picchio. Io li distribuisco solamente a chi compra, per questo che l'esclusività è bella, per cioè, questo che lo rende mantiene un certo hype. Però hai portato questa voce oggi a me. Sì, ragazzi, tu hai un certo, attenzione. Tu hai, non so se hai notato, tu hai un certo interesse per tutto quello che non puoi avere. Nel momento stesso in cui ce l'hai, l'interesse, il desiderio alimenta comunque. Ma io voglio questo. Io voglio subito. Nel momento stesso in cui tu lo ottieni, l'interesse un po' ti cala. Questo ve lo do, ragazzi, l'ho portato per voi. Però mi dovete dare. Sì. C'è lo scambio tra capitani. Una tazza, eh? Attenzione, c'è lo scambio tra capitani. Una tazza. Questa tazza probabilmente non vale 2000 euro. Allora, lo scambio un guarda po'. Guarda che lo scambio però non è equo, ma io te lo do. Lo scambio tra capitani. Sono certo, bellissima la tazza, Gurlandia, comunque, sono certo che un giorno, essendo già tu proprietario di un... No, ne ho diversi. Di un, però questo sibila un po'. Sono certo che... Dobbiamo chiarire. Verrai, dobbiamo chiarire il concetto. Non sibila, questo, è ovvio, è a prova di sibila. È a prova di sibila. Sono certo che un giorno verrai ad acquistare da me. Senti. Io ti prometto che verrò ad questo, acquistare da te. Guarda come è turgido. Guarda come è turgido. Guarda come è duro. È duro come il mio piffero. Ma dicono anche il portafortuna, vero? Sì, infatti, talismano del benessere. Okay. Questo è il Tiffany, eh. Sai che per averlo avresti dovuto teoricamente spendere cinquantino, eh? Grazie mille a Lorenzo Luzza, perché questo è un bellissimo regalo. Io ho la tazza, ma no, guarda, la mattina caffè latte, Gurlandia, cioè, guarda che e ho appena detto che non faccio promozione a nessuno. Pam, pam, anche da oggi i video li farò esclusivamente. Con un podcast solo ed esclusivamente con Russia Voce. Dai, grande. Ci si dovrebbe fare un quadro tipo da mettere dietro. No, me l'hanno fatto. Mi sento altamente attratto da Russia Voce. Te ne do uno. Te ne do uno anche a te. Io ti seguo in macchina dopo, vengo. Ho di lato. Dai. Cazzo, perché considerando quanto vale ora sul mercato, è un investimento. Però, fare il viaggio. Oh, promettimi che non te lo volti, No, te lo prometto. Anzi, probabilmente sarò il tuo prossimo cliente. Dai. Andata. Ora andata. Lo vedi su eBay a 3.000 euro. No, adesso vende quell'altro. Non lo farei mai. Con il marchio Gurlandia. No? Mi sento già una carica diversa. È il talismano del benessere. Inizia già a produrre effetti positivi. Grazie. Benissimo, ragazzi. Un'ultima domanda. Certo, quali sono i tuoi obiettivi futuri? Cioè, ora ti sei creato un grosso personal brand, no? E come intendi sfruttarlo? Io ho lavorato molto sul mio personal brand. Come ti dicevo prima, se fossi rimasto con l'attività, con il nome dell'attività precedente, la Bottega del Tempo, non, chi cazzo se lo caga? La Bottega Ruzza. Io ho voluto dare un nome e un volto alla mia attività, infatti ho una certa credibilità. L'obiettivo, oddio, non vorrei lavorare questo. Io sono uno che ama cambiare. Ogni 5 anni, e sono già 5 anni che io svolgo questo mestiere, mi piacerebbe cambiare attività, cambiare lavoro, perché poi anche l'interesse dietro il settore orologi c'è uno schifo che voi ragazzi neanche vi immaginate, quindi devi sempre stare col paraocchi, con delinquenza, devi sempre stare attento. Vorrei trovarmi un altro tipo di settore, ci sto ragionando. Vieni a fare il podcast con noi. Bravo. Non ho intenzione di andare avanti con questo lavoro ancora a lungo. Massimo, mi do un traguardo, 5 anni. Ma poi vai in pensione o non riuscirai mai a non fare niente? Esatto, anche perché mi mantiene vivo il fatto di lavorare, esatto, di fare qualcosa. Io mi devo alzare la mattina e avere tutta la giornata piena, impegnata. Non importa. Se stai fermo, cosa, ti va un cancrena al cervello. No, anche raga, non ce la faccio. No, è normale. Qualsiasi cosa, ma qualcosa devo fare. Sì. Adesso vedremo, lo scopriremo. Però ancora non hai niente in mente preciso. No. Qual è stata, Lorenzo? Non so se si è detto, però anche se si è detto si ridice. La vendita, tanto la vendita più alta che c'è stata in negozio, la singola vendita più alta. Una singola vendita. Il cliente, magari non. No, non posso dire il cliente. Ma tipo, ti dico solo l'importo di una singola vendita oltre 400.000 euro. Un bel pezzettino, no? Un bel orologio. Con un margine molto significativo, tra l'altro. In quello che era la Bottega del Tempo. In quello? No, la Bottega del Tempo. Sì. No, lo so, però all'inizio. Io ho fatto 2020, 6 milioni e mezzo, 2021
ho fatto 18 milioni e mezzo, 2022, che è il terzo anno di SRL mia, lo chiudo a quasi 25 milioni. Le cifre precedenti erano ben al ribasso rispetto ai numeri di oggi. Diciamo che ho spiccato il volo durante il COVID. La cosa impressionante è che quanti dipendenti siete in tutto? Allora, noi siamo pochi. Uno, due, tre, quattro, siamo in cinque. Cioè un'azienda di 5 persone fa 25 milioni. Hai prodotto i ticket, in 20 metri quadri. Sto ingrandendo adesso. Ho preso un'altra attività legata alle borse di lusso. Aprirò a settembre e adesso, se tutto va bene, prendo sempre questo altro spazio di fianco, riuscirò finalmente ad ingrandirmi e creare un po' più di spazio anche per me, perché effettivamente lì dentro siamo un po' sacrificati, però io sono dell'idea: squadra che vince non si cambia, e soprattutto il non conviene cambiare neanche la posizione del posto. Conviene aggiungere ma non cambiare. Quando funziona poi è sempre rischioso. Funziona. Bravo. Sì, quindi io sono di quell'idea lì. E ragazzi, aspetta, ultima cosa importantissima che ci sta per dimenticare, stai per lanciare il tuo libro. Uscirà la mia autobiografia. Uscirà, se tutto va bene, ma cercheremo di farla uscire per agosto, quindi vi auguro una buona lettura. Grazie. Sotto l'ombrellone, sicuramente. Sotto l'ombrellone, ragazzi. Quando uscirà la puntata, se qualcuno vedrà la puntata, il libro è già uscito, comunque troverete il link in descrizione. Come si intitolerà il libro? Porca miseria. No, aspetta che ce l'ho. Cavalcare il tempo. Bello. Ma se vuole rifacciamo e la riattacchiamo. Bello della diretta. Tutti i nostri ospiti ci hanno lasciato un autografo. Facciamo anche io. Scegliere la doga. Scegliete dove. C'è Steven Basalari. Sotto Steven. Quando tra 30 anni finirà Gurulandia, io, Marco e Walter ci picchieremo per prendere le donne. Si rivendono. Perfetto. Grazie mille a tutti e grazie a Lorenzo. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Russa Watch.